vase colorate poggiate su una tomba per rendere omaggio ai defunti, i tanti visitati e i tanti dimenticati. Con questo gesto Papa Francesco inizia la celebrazione della messa per i fedeli defunti, tenuta per la prima volta al cimitero Flaminio, il più grande d'Italia, con quasi 3 milioni di tombe. Un luogo che si trova nella zona di Prima Porta, la periferia nord di Roma. Nel piazzale antistante l'ossario, il pontefice nell'omelia richiama la consuetudine di portare i fiori a chi non c'è più, un gesto che è speranza e allo stesso tempo è memoria dei nostri cari. Commemorazione dei defunti. A questo doppio senso, un senso di tristezza, un cimitero è triste, ma in questa tristezza noi portiamo dei fiori come un segno di speranza, anche posso dire di festa, e la tristezza si mischia con la speranza. È dunque la luce della speranza che indica, sottolinea il Papa, il cammino che prima o poi tutti, con dolore, siamo chiamati a compiere. Ma col fiore della speranza, con quel filo forte che è ancorato al di là, ecco, quest'ancora non delude la speranza della resurrezione. E chi ha fatto primo questo cammino è Gesù. Con la sua croce ci ha aperto la porta della speranza, si è aperto la porta per entrare dove contempleremo Dio. Gesù che ci attende, che ci offre la sua mano, che evidenzia Francesco, i miei occhi contempleranno, perché il mio Redentore, come ha scritto Giobbe, è vivo e si ergerà sulla polvere. Torniamo a casa oggi con questa doppia memoria. La memoria del passato, dei nostri che si sono andati. È la memoria del futuro, il cammino che noi andremo, con la certezza, ma la sicurezza, quella certezza uscita dalle labbra di Gesù. Io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Dopo la celebrazione rientro in Vaticano, il Papa scende nelle grotte della Basilica di San Pietro per pregare in privato sulle tombe dei suoi predecessori. Un omaggio semplice, ma commosso e sentito.